Eccoci qua ragazzi, di nuovo insieme su Darksiders per continuare la nostra avventura. 17° episodio se i calcoli sono esatti. Allora, stiamo a attendere, qua ci arriveranno addosso tutti i ragnetti del mondo, quindi noi li facciamo esplodere tutti, vai. E li facciamo saltare tutti con un gesto di lame. Vedete che il trofeo devastazione la potete fare anche qui. Guardate. Prendiamo proprio tutti, se non ci perdiamo facendo questa stupidata. Guardate quanti sono. Boom, avanti tu. Ah, si potete anche schiacciare così, quando vanno a cancellarlo. E vi danno un bel po' di sferette, quindi se li vedete capottarsi i ragnetti, questa cosa non me la ricordavo più, ma è arrivata il momento giusto. Allora, siamo senza, come vedete, potenziamenti della furia, ed ecco, si aprirà una nuova scena, qui vedete un sigillo di un ragno con 4 ragni più piccoli, quindi ne dobbiamo ammazzare uno grosso e 4 piccoli. Qui abbiamo la nostra catena degli abissi, tuttora inesistente per noi, quindi dobbiamo scendere qua. Guardiamoci ben attorno. Oh, guardate cosa c'è qui. I nostri problemi sembrano momentaneamente finiti. E quasi al massimo si è stati curati. Passiamo su questo punto di ragnatele e non c'è passaggio per tornare indietro. Ma non c'è problema ragazzi, poi con la catena degli abissi possiamo tornare ovunque. Una chiave dell'osservatore. Ah, maledizione, non lo sapevo più questa cosa qua che si rompeva, sono sincero. L'importante è che siamo al massimo della vita, quasi. Se si capotta nel sistema. In alternativa ragazzi, un timuzzo e bella falsa è buono contro i ragnetti. Adesso dovremo tornare in alto e cercare di raggiungere poi il forziere saltando al momento giusto. Abbiamo un altro forziere. La vedete, ne abbiamo un altro, è a dire. Ed ecco la catena degli abissi, ragazzi. Abbiamo agognato tanto e finalmente è nostra. Ecco qui, tira e molla. Benissimo, ora ce la farà usare subito ragazzi la catena degli abissi. Lancia un rampino che si attacca ai nemici e agli oggetti che si possono spostare. Usa R2 per arpionare il nemico e l'oggetto che si può spostare. Vedete, levate questi ragnoni, quella tipo forte c'era il carapace. E poi, non dico che sono la vostra merce, ma ed è partito il primo sigillo, vedete? Qui dobbiamo trovare i ragnoni e farli fuori. Ecco che ci mostra come usare la catena degli abissi. Punti d'aggancio blu, quelli rossi, rimaniamo agganciati. Però sono tornato un attimo qui.
per vedere. Potete agganciarvi anche qua, così più usi la catena degli abissi, è una buona cosa. Ed ecco qua, vedete, si comincia ad utilizzare la catena. Allora, passare in mezzo a quei due servirà l'abilità del cronomante. E ora qui vi mostro qualcosa. Questo è un punto d'ancoraggio rosso. Guardate cosa c'è lì davanti. Quello che vi avevo promesso. Il nostro settimo pezzo dell'armatura degli abissi. Eccolo qua. Allora, dunque ragazzi, devo organizzarmi rapidamente le armi, quindi catena degli abissi è messa lì, perfetto, erano già sistemate. Lo shuriken, cronomante. E si passa oltre, ragazzi. Ed ecco la nostra chiave dell'osservatorio. Facile, facile, facile. Ora, qua abbiamo l'energia. Ora dobbiamo metterlo in condizione di non darci fastidio quando uscire. Fantastico, ok. Allora da qua ci veniamo, quindi io andrei a prendere qua il forziere. Ai ai ai, ma nel caso si cade forse ce lo danno proprio per quel motivo lì. No, si cade e basta, ragazzi. Stiamo attenti a non cadere più adesso. Allora, adesso per tornare indietro dovremo sfruttare la catena degli abissi. Una cosa che abbiamo capito di sto gioco è che quando otteniamo un nuovo gadget, il gioco ce lo fa usare, usare e riusare finché non impariamo a memoria come gestirlo. Quindi, ecco qua. Quella porta è ancora bloccata, ma dobbiamo girare l'interno del nostro mondo di gioco e capire come gestire il tutto. Quindi, ah, ecco l'altro nostro ragnone. Allora ragazzi, questi si mettono davanti e giustamente non riusciamo
riusciamo a togliergli il carpaccio perché il gioco mira agli altri ragnatori. Eccoli, via! Dovrebbe essere uno scontro molto difficile, siamo anche senza forma caotica. Creato un po' di sfera di energia, dai. Ah, ha un salto veramente micidiale. In questo boss fight, o minimo, comunque è forte quanto. Il problema sono i ragnetti, ragazzi. Per fortuna siamo riusciti ad accedere alla forma caotica. Vedete che continuano ad arrivarmi i ragnetti. Continuano a cadermi, vedete? Ok. Ed ecco qua, vedete, prendiamo l'artefatto venendo qua, del campione addirittura, eh. Ok. Vediamo in bico sulle scale. Ah, vedete, sbatte il personaggio, quindi dobbiamo... calibrarla così. Allora, anime, vita che ci serve perché prima ci hanno macellato, e questo che cos'è? Il cerca tesori, ok, serve per ottenere tutti i tesori presenti sulla mappa. Ma da qua ci veniamo, quindi io direi torniamo indietro per di qua, dalla strada da cui veniamo. Ecco l'altro. Adesso incominceremo a loccare ciò che non dobbiamo loccare, ragazzi. Ok, via il campato. Via il caramello. Allora, immediatamente forma caotica e speriamo di liberarci in primis del ragnone. E poi anche dei suoi amici. Perché paravano ogni nostro singolo colpo e ciò era molto fastidioso. Fortuna che la forma caotica ci sta venendo parecchio in aiuto, eh. Quindi in quest'area, ragazzi, come notate, si fa la strada a ritroso. Ecco qua, maledetti.
si fa questa strada a ritroso per beccare tutti i ragni. Dio, mi ero un attimo perso, sono sincero, quindi non serviva manco andare. Allora, voi direte perché sei venuto qui, Sento Silver? Semplicemente perché ci sono dei forzieri che ho visto all'inizio dell'altro episodio che ci stavano guardando e non voglio assolutamente lasciarli. Allora, ira, anime e vitalità. Ok. Questa è ad oscillazione, come vedete, di... Allora, lì dietro niente. Ok, possiamo entrare di qua. Qua ci aspetterà l'altro ragno appena si decide ad aprire la ragnatela. Vedete che di danni che... una parata un po' di contrattacco non funziona, la parata manca. Un po' proprio schivato. Meno ci vediamo anche la sua fatality, ragazzi, perché in effetti abbiamo sempre ammazzato qua a forma caotica. Ok, come vedete... siamo pronti per raggiungere questa zona, prepariamo il guanto sismico perché è tutto di cristallo. Ed ecco ragazzi, questo è l'ultimo ragno sigillo. Allora, guardate, lui mangia... mentre mangia, date qua e colpitelo con la scossa periodica. Rimanete nell'aria perché poi dopo lui giustamente si arrabbia. Allora, questi attacchi che mettono sempre nei... carica. Adesso doppia i salti anche, ora carica. Ah.
Adesso ne fa tre. Prendiamo. Mancia! Mancia! Ok, e ultimo sigillo spezzato, ragazzi. Come vedete abbiamo fatto i ragni a ritroso. Qua giù! Sì, andiamo sentinella. Grazie di farmi vedere la strada, sentinella. Ora ci dobbiamo buttare di sotto, non c'è nient'altro che possiamo fare. Quindi... Allora, nessuno. Trofeo, forziere. Ah! Quello dovrebbe dirla lunga, eh? Qualcuno. Arrivano i Ghostrider di nuovo, sempre la morte, però quindi Ghostrider dei poveri, quelli sono poveri. Ok, rimane solo lui. Beh, tanto abbiamo ancora un po' di tempo insieme. Ah! Pensando che non abbiamo ancora fatto vedere gli altri poteri dell'ira e giustamente devo farveli vedere. Quindi meglio equipaggio per la prossima parte, tanto non finisce in questo episodio Darksiders, no? Non preoccupiamoci su via. Dunque di là non ci possiamo andare, ai night, credo proprio di no. Non abbiamo nessun appiglio della degli abissi e manco là in alto. Io osservo sempre in giro, si sa mai. Allora, qua c'è un segreto, se mi ricordo bene, cerchiamo di stanarlo insieme. Guardate cosa c'era.
questo ragazzi dovete prenderlo, non lasciatelo a gioco. Gloria di guerra è un potenziamento leggendario per la Divora Chaos. Questo leggendario potenziamento era un tempo portato dal grande cavaliere guerra. Quando viene utilizzato sblocca la conoscenza delle armi garantendo al suo portatore una grande abilità nel combattimento corpo a corpo. Quindi lo andiamo subito a vedere ragazzi, perché qui, come io amo dire, si parte subito con le fiammate. Vedete che adesso abbiamo lo slot del leggendario disponibile, equipaggiatelo. La leggendaria lama di guerra che si nutre nel caos delle battaglie. Questo invece a fianco è il nostro potenziamento. Incrementa drasticamente il caos ottenuto attraverso la spada di Vora Caos. Quindi andiamo in forma caotica molto facile. Incrementa drasticamente il danno ottenuto dalle da altre armi da mischia. Quindi sia la falce che il... come si chiama? Che guanto aumentano il danno. E incrementa drasticamente la quantità di esperienza ottenuta con l'arma. Quindi questo per livellarvi l'arma ragazzi va benissimo. Quindi ed ecco qui, vedete anche questo bel effetto proprio di sangue ancora più vivo, questo potenziamento della Divora Chaos. Quindi quanto abbiamo ancora di tempo? Pochi minuti, ma cerchiamo di andare avanti. Qua bisogna essere di una precisione certosina. Ma si fa, non è che non si fa. Okay. Ha sempre paura a sganciarsi guerra all'ultimo. Non credo si possa arrivare là con la vegetazione infernale in quel punto là. Quindi andiamo. E che dire ragazzi, dunque qua siamo quasi al nostro tempo limite di registrazione anche per oggi, eh? Quindi lì probabilmente ci sono dei ragnetti, c'è anche stato un autosalvataggio, probabilmente ci sarà da menare pesantemente le mani. Quindi ragazzi, abbiamo visto come uccidere i 5 ragni che tengono ferme i sigilli, abbiamo visto come ottenere il potenziamento della Divora Chaos, la catena degli abissi e anche un pezzo dell'armatura degli abissi. In sto videogioco direi che un like ve lo posso anche chiedere dopo che l'avete visto, e vi chiedo anche di iscrivervi al canale per sapere quando continuerà con il 18esimo, se i calcoli sono giusti, la nostra run su Darksiders. È o non è un giocone? È o non è bello il primo Darksiders ragazzi? Altro che il terzo, a parte gli scherzi, il primo e il secondo a me sono piaciuti tantissimo. Soprattutto questo che è sempre stato un must have, secondo me, nella collezione di ogni videogiocatore. Ci vediamo alla prossima, grazie di essere stati con me e ciao ciao a tutti!